Antoine? Lo sarei Antoine. Antoine? Oui, monsieur. Per favore, l'antipasto. Anche ça, monsieur. Subito. Dopo 4 anni dall'ultimo episodio, torna al cinema Gli Sbancati 1944, il lavoro cinematografico firmato dal regista fanese Henry Secchiaroli e prodotto da Ego Film, che a partire già dal 21 di dicembre sarà in programmazione al Cinema Politeama di Fano. La pellicola del film ci racconta che, al termine di una cena, un gruppo di amici si ritrova magicamente catapultato nel lontano 1944 e più precisamente il 20 agosto, giorno della storica distruzione dei 7 campanili della città di Fano ad opera dei tedeschi. Sicuramente un film assolutamente divertente, diviso in due parti, una parte più ironica e basata sul divertimento, la seconda parte sempre ironica, però ricordando un fatto storico avvenuto nel 1944. Un film assolutamente da vedere perché lo spettatore si troverà piombato in una Fano del 1944 che non ha mai visto. Ricostruiremo in 3D il campanile, l'ex campanile di piazza, quello costruito dal Buonamici nel 1740. La prevendita parte subito da stasera, quindi i biglietti si troveranno subito al Cinema Politeama in orario apertura cinema, quindi l'orario della programmazione normale del cinema, anche online su liveticket.it, quindi si può anche acquistare online i biglietti. Un vero e proprio viaggio nel tempo, dove i protagonisti incontreranno anche personaggi dell'epoca come il conte Carlo Borgogelli Ottaviani e il vescovo Vincenzo del Signore. Ed infine loro, tutto il cast degli Sbancati, compreso il ricordo di Filippo Tranquilli, che attraverso la sua grande voce esclamerà la storica frase di successo. Quasi. Un'importante opportunità quindi per la città di Fano, che per la terza volta consecutiva ritorna sui grandi schermi dei cinema attraverso i luoghi caratteristici del centro storico. Una grande occasione, fra l'altro molto attesa dai fanesi e non solo, ma soprattutto è una conferma di questa vivacità cinematografica che ha la città di Fano. Ormai Henry Secchiaroli ci ha abituato a queste sorprese annuali, questi film che sono in qualche modo un momento di allegria, ma nello stesso tempo ti portano a fare delle riflessioni e ti vanno a valorizzare la nostra città. Garçon, garçon, le tagliatelle è pronte o non è pronte? Allora, innanzitutto garçon è decima tua sorella, hai capito? Anche la Regione Marche ha contribuito alla realizzazione di questa pellicola, restando vicina a chi in questi tempi opera nel settore del cinema e del dialetto. Tramite un bando regionale è stato dato un buon contributo alla realizzazione di questo film, soprattutto anche in ottica di una legge regionale appena approvata, che è quella sulla valorizzazione dei dialetti di marchigiani, di cui vado particolarmente orgoglioso e penso sia l'inizio di un percorso che potrà portare anche questo film in un'ottica regionale, nazionale, soprattutto quando si parla di dialetti. Sa che da chi c'è qualcosa che va.